Ringrazio Alta Velocità che mi ha invitato, ringrazio l'Arena del Sole che ci ospita e bando alle ciance e iniziamo. Scusate, cambio scenografia. Inizio leggendo dal programma di sala che scrissi per il Parsifal, che è stato fatto qui al Comunale di Bologna, che forse qualcuno di voi conosce. Era proprio un'introduzione al teatro di Romeo Castellucci. Non aspettatevi, per chi non lo conosce, immagino che molti lo conoscano, di vedere un testo teatrale tradizionale con una trama, con uno sviluppo psicologico, con una narrazione. Perché Romeo Castellucci inventa visioni che possiamo definire magmatiche, simili spesso a quadri in movimento. In questo spettacolo ci sono, rispetto ad altri suoi lavori, molte parti parlate, ci sono due grandi blocchi parlati e poi anche in questo vedrete principalmente immagini, con una forte componente evidentemente visiva, figurale, persino pittorica, che subito però mette in crisi. Quando crea la bella immagine, immediatamente evita anche ogni cristallizzazione, la distrugge. Per lui il teatro non è una rappresentazione, è una riproduzione. Come un altro grande creatore della nostra scena, del quale io credo che sia l'erede, anche se diversissimo, cioè Carmelo Bene, tende piuttosto a smantellare tutto quello che noi ci aspettiamo dal teatro e a ricostruirlo, a reinventarlo come un continente autonomo nel quale ci possiamo muovere. Il centro del suo teatro, che è un teatro di corpi, di immagini e di sistemi linguistici, vedrete che in quello che state per vedere c'è ogni tipo di lingua, dal blues dei carcerati agli spiritual degli schiavi o delle chiese protestanti nere, alla glossolalia, le lingue sconosciute che si parla per possessione, alla lingua degli indiani, dei nativi d'America, alla lingua della magia, alla lingua della Bibbia, che diventa il filo conduttore, in un discorso su quanto parliamo lingue e quanto siamo parlati dalle lingue che parliamo. Ma al centro di tutto c'è il corpo dell'attore, dell'uomo quindi, dell'uomo solo, abbandonato da Dio, abbandonato in una società dove non c'è più un coro, dove non c'è più una comunità. Questo senso di separazione, di abbandono, di vuoto, a un certo punto al centro dello spettacolo rimbomba come un grido in un canyon con l'eco che arriva da tutte le parti. Non è questo l'effetto, ma è come se la parola vuoto, in questa società così strutturata, quale può essere la società puritana americana. Del libro di De Tocqueville, Castellucci prende dei fili, quelli che gli interessano. Non vi aspettate di vedere un trattato di politica, oltre a non vedere un lavoro di teatro. E questo è sempre stato il suo lavoro a togliere di scena. Ripercorro brevissimamente, alcune delle tappe del suo cammino dirompente, ogni volta fuori dalle mode, ogni volta un po' più avanti degli imitatori e oltre a correre anche a seminarli. Si è diplomato qui a Bologna all'Accademia di Belle Arti, fonda una compagnia che lavora sulla crudeltà di Artaud, ovvero su questo teatro come peste, come atto totale, e naturalmente mettendo in scena la sofferenza, l'abbandono, la separazione, il vuoto, e dandosi come nome quello del pittore che più ha cercato la bellezza, che è quasi lo stereotipo della bellezza, Raffaello Sanzio. Questo è il nome della sua compagnia.
e in questo nome fa un teatro che possiamo definire irriverente e sregolato. Inizia subito con le lingue, uno dei primi spettacoli si chiama Caput Necropolis del 1984, e ritroviamo la firma della sorella nel testo, Claudia Castellucci, come anche stasera. È una lingua inventata da ricreare che diventa sempre più essenziale. Si parte da 400 vocaboli e si arriva a comunicare con due o con quattro o con due. Poi subito dopo Santa Sofia, Teatro Khmer. Siamo nel 1986, forse qualcuno si ricorda dei Khmer Rossi di Pol Pot, e mescola l'iconoclastia bizantina, quindi la distruzione delle immagini, con questo dittatore che voleva, per costruire l'uomo nuovo, massacrò metà popolazione cambogiana. E quindi iconoclastia in questo caso. L'altro punto, oltre al linguaggio, di suo lavoro fortissimo è sull'immagine. Noi viviamo nell'immagine. Castellucci sa che non si può non parlare la lingua dell'immagine, non si può non parlare i linguaggi che parliamo, ma continuamente li mette in crisi, li smonta e li svolta da altre parti. Siamo immersi nelle immagini che pervadono le nostre vite, e quindi lui parte da un atto con Santa Sofia di rifiuto, di cancellazione, ma che si nutre continuamente di immagine. A proposito di questo rapporto con l'immagine di Castellucci, mi piace citare una frase del filosofo Giorgio Agamben, che anche lui in tempi lontani ricordava: il fragile minuto corpo umano continua la sua precaria esistenza, e il geometrico splendore delle girls, del varietà, copre le lunghe file degli anonimi ignudi condotti alla morte nei lager, o le migliaia di cadaveri martoriati nella quotidiana carneficina delle autostrade. La bellezza, il lato glamour dell'immagine che continuamente ci pervade ha la sofferenza della carne iscritta nella macerazione del corpo. Negli anni 80 e 90 il suo teatro è un teatro che cerca degli assoluti, non ricorre al teatro ma ricorre a dei miti mesopotamici, riti quasi di fondazione, mette in scena corpi nudi, dipinti spesso di fango, mette in scena animali che sono un elemento non controllabile, non drammaturgizzabile del teatro. E questo lo fa in spettacoli come Gilgamesh, come La discesa di Nanna, come Iside Osiride. Poi ci sono gli anni dei libri, grandi testi della nostra cultura, rovesciati, smontati, mostrati in modi inaspettati. Per esempio Amleto, che diventa la storia di un ragazzo autistico in un stanzone dai colori scupi, neri, cupi, con delle tonalità tra il punk e il sadomaso, con feci scritte sul muro, un viaggio devastante nella solitudine che ispirerà quasi tutto il teatro di ricerca degli anni 90 e degli anni successivi. E su questa linea gli altri spettacoli sono poi l'Orestea, che ha ripreso di recente, sono il Giulio Cesare. Giulio Cesare che si chiude dopo un discorso proprio sulla retorica, sull'oratoria, si chiude in un cinema bruciato con due ragazze anoressiche che con fatica rappresentano la sconfitta di Filippi e la morte di Bruto e di Cassio. In quegli stessi anni mette in scena al Comandini di Cesena delle favole, Hansel e Gretel, il Buchettino, le fatiche di Ercole e altre, Pelle d'Asino, e le mette in scena in modo radicale. Lo spettacolo diventa un viaggio dello spettatore, un viaggio emozionale, in foreste dall'odore di resina. Per fare Pelle d'Asino scava il suo teatro e crea un villaggio ipogeo. Buchettino, che ancora gira dopo più di 20 anni,
è sussurrato nelle orecchie, detto è uno spettacolo acustico dello spettatore rinchiuso in piccoli lettini, come fosse un bambino che sente una favola di paura, una favola che fa paura. Il terrore è sempre legato con la favola in questo cammino di iniziazione. Poi, quanto sono? 5 minuti. Poi viene, ho 15 minuti, quindi vi state prendendo proprio delle pillole brutali. E poi viene la tragedia in Dogonidia. Una tragedia, e qui c'è anche, come dire, una genialità produttiva. In Italia fare i suoi spettacoli che non vengono a patti con il budget è difficile. Allora trova 10 città europee che con festival, rassegne, spettacoli, gli finanziano delle produzioni. E fa questo ciclo, ispirato alla tragedia attica, un ciclo di spettacoli autonomi, ma ognuno dei quali può generare elementi degli altri. È molto difficile sintetizzarvelo, ma in due parole si può dire che è una tragedia alla quale è stato sottratto il coro. Manca questo elemento di mediazione col pubblico, di spiegazione, questo elemento che rappresenta la comunità. L'eroe è solo, e l'eroe può essere una donna nuda col carrello della spesa e con delle borse piene di povera roba e con un fazzoletto da badante ucraina, può essere addirittura un quadro puramente visivo. A Marsiglia mette in scena uno spettacolo che è solo di colori, con tutti i vecchi trucchi del teatro, fatto con americane stanghe, teli, fondali che salgono, scendono, si illuminano in modo diverso, alla fine vengono a prendere gli applausi i macchinisti e gli illuminotecnici. Naturalmente l'animale continua ad essere presente nei suoi spettacoli. E poi viene ad Avignone la Divina Commedia, i tre atti di un inferno contemporaneo, un inferno di oggi, con naturalmente un purgatorio che è una specie di incrocio tra una famiglia borghese ed Auschwitz, e un paradiso che è una visione totalmente installativa. Poi inizia un ciclo sul velo nero del pastore, un racconto di Hawthorne, un manifestarsi e celarsi. E di questo ciclo lo spettacolo più famoso e contrastato, che in qualche modo secondo me ha un legame con quello di stasera, è il famoso sul concetto di volto nel Figlio di Dio, questo che è stato più volte minacciato dai cattolici fondamentalisti, perché nel finale la storia di un padre vecchio e malato che se la fa addosso, è un figlio che non riesce a tenergli dietro, un figlio che inizia in giacca e cravatta da manager, ma che alla fine di fronte a questo padre crolla, e sullo sfondo un grande Faccia di Cristo di Antonio De Messina che nel finale si dissolve e perde, come se si sciogliesse l'inchiostro e lacrimasse, con una scritta che lampeggia: tu sei il mio pastore, che in certi momenti, quando riappare, tiene scritto tra parentesi: tu non sei il mio pastore. È una preghiera, una bestemmia, è un grido in una landa di abbandono, di desolazione, di dolore, di corpo martoriato. E qualcosa di questo lo vedrete, secondo me, anche stasera, in uno spettacolo che mescola momenti rutilanti, momenti molto vivaci, immagini che si formano e svaniscono, con delle parti invece testuali anche molto dense, ispirate appunto a questa nuova democrazia americana, fondata non come quella greca sulla dialettica, sullo scontro, sulle parti in ombra, ma apparentemente sul comunitarismo biblico dei puritani. Cosa porta questo? Porta una grande libertà, ma forse porta anche un controllo su quegli individui che vogliano rompere
per vari motivi le leggi della comunità. E che cosa porta ai non eletti, agli schiavi, ai nativi americani? Su queste domande vi ringrazio e penso di essere stato nei 15 minuti e vi saluto.